linea diretta alle migliori risposte alle vostre domande. Oggi in studio con noi abbiamo la dottoressa Roberta Bichi, biologa nutrizionista, e con lei parliamo di medicina complementare alternativa. Siamo in diretta, quindi se volete potete chiamare al numero in sovraimpressione oppure, come hanno fatto altri telespettatori, mandarci all'indirizzo email le vostre domande e la dottoressa potrà rispondere. Detto questo, è arrivata una domanda. Guardi, queste sono molto di moda. Dice: ho sentito parlare delle bacche di goji, vorrei sapere se fanno veramente bene. Bene, dunque, le bacche di goji sono dei frutti che provengono da una pianta un arbusto che nasce spontaneo nelle zone del Tibet. Quindi, prima di tutto bisogna sottolineare che non sono dei frutti delle nostre zone. Questo ci tengo perché la filosofia del naturopata è quella comunque di utilizzare gli alimenti che provengono dal territorio in cui la persona vive. Questo è importante. Questo la penso come lei, guarda. È importante, anche dal punto dell'alimentazione, dal punto di vista dell'alimentazione, è sempre bene evidenziare e anzi curare molto di più l'alimentazione, diciamo, autoctona del nostro territorio piuttosto che andare diciamo in giro per il mondo a cercarsi alimenti alternativi. Però insomma, le bacche di goji hanno comunque il loro perché sono considerate una di quegli degli alimenti più ad alta concentrazione di antiossidanti. Sì. I cosiddetti antiossidanti, di cui se ne parla e se ne straparla vitamina tantissimo. C, insomma, vitamina C, vitamina E, ma tutte anche altri tipi di sostanze, sali minerali e comunque sostanze che hanno un'azione a livello cellulare. Cosa vuol dire antiossidante? Vuol dire eliminare e cercare di eliminare, di prevenire tutti quei processi degenerativi a livello cellulare che possono portare all'instaurarsi di patologie degenerative, e parlo di patologie neurologiche, morbo di Alzheimer, eccetera. Quanto patologie di tipo neoplastico, quanto patologie di tipo cardiovascolare. Quindi hanno sicuramente dei grossissimi benefici. Questo però non vuol dire che... Ma dove vanno acquistate? Perché si trovano anche al supermercato? Problema è proprio questo. Siccome vengono da lontano, bisognerebbe che fosse garantito, e chiaramente lo è, però noi dobbiamo fidarci di quello che leggiamo nelle etichette. Perché su internet si vede anche la vendita, su internet si trovano, ci ho guardato anche io personalmente, insomma. Io direi che bisogna fidarsi del proprio venditore di fiducia, ecco. Quindi magari avere anche con lui un rapporto preciso, perché chi vende questi tipi di prodotti particolari, anche prodotti diciamo un po' di nicchia, sa quali sono poi i percorsi che vengono fatti. Comunque sono delle bacchettine rosse. Sono delle piccole bacchettine essiccate che hanno avuto dei processi di lavorazione per la conservazione, ovviamente, e che possono essere utilizzate. Ecco, non esageriamo nel loro utilizzo. Quanti grammi al giorno? Ma intorno ai 10 grammi al giorno. Questo perché, come tutte le cose, un loro eccesso di consumo può provocare, per esempio, nausea, può provocare anche del vomito. Possono interagire, questo è importante dirlo, con farmaci tipo antiaggreganti piastrinici, tipo anticoagulanti, tipo farmaci che sono importanti in certe patologie. Quindi questo va detto al medico curante. Ecco, va detto. Va detto, perché sono alimenti che potrebbero interagire anche negativamente in questo senso. Si dice, le piante, dice, ah, non fanno niente. No, se a volte uno ha delle patologie possono prendere... esistono anche piante velenose. Appunto, quindi ecco. Non si può dire, la natura ha i suoi segreti, insomma, va conosciuta. Mm-hmm. Non si può fare... sempre un fai da te. In questo caso bisogna sempre consigliarsi, a maggior ragione se abbiamo delle terapie in atto con i farmaci tradizionali. Guardi, questa è una mamma che dice: il mio bambino ha paura ad andare a scuola, posso utilizzare fiori di Bach? Questa è un altro capitolo perché sì. La floriterapia, come lei aveva detto all'inizio. Fiori di Bach, floriterapia che non si occupa soltanto di fiori di Bach, ma si occupa anche di fiori australiani, di fiori americani. Esistono varie tipologie. Sì, esistono varie tipologie. I fiori di Bach sono quelli più vicini a noi, perché il loro scopritore Edward Bach era inglese. Quindi diciamo che rientrano nel bacino mediterraneo. E rispetto al discorso che facevamo prima, io li consiglio molto di più che rispetto ad altri fiori più lontani da noi. Il fiore di Bach, il rimedio di Bach,
banca, tra l'altro esistono 38 rimedi diversi, il 39esimo è il Rescue Remedy, che però fa parte, diciamo... Che è quello che dice li riassume un po' tutti? No, e questa è un po' una conoscenza... L'ho sentito dire. Il Rescue Remedy viene utilizzato nei casi di emergenza, ma soltanto nei casi di emergenza. Io sono fuori casa, ho un problema, ho un incidente, ho un caso in cui magari mi colpisce molto dal punto di vista emotivo, allora il Rescue Remedy serve come rimedio tampone nel momento. Ecco. Quindi è un po' un pronto soccorso del... Che sono goccine poi da... Sono sempre gocce, infatti il rimedio floreale è basato sull'energia vibrazionale del fiore. Quindi noi siamo fatti anche di energia, così come i fiori sono fatti di energia. E allora questo tipo di approccio è un approccio vibrazionale. Cosa vuol dire? Che Bach stesso lo diceva, lui era un medico, però credeva moltissimo che dietro al sintomo apparente, quindi al mal di testa, alla paura forte, agli attacchi di panico, ci fosse all'interno della persona uno squilibrio emozionale, quindi paure magari passate oppure forme emotive molto forti. E allora lui cominciò a studiare proprio questi fiori. Ogni fiore aveva una sua specifica indicazione per curare questo tipo di alterazione emozionale interna di ogni individuo. E quindi per questo bambino? Per questo bambino, per esempio, mi verrebbero in mente un paio di rimedi, però ecco, non è facile immediatamente capirlo, perché dietro alla mia paura potrebbe esserci qualcosa che non c'è, per esempio, dietro alla tua paura. Sì, quindi potrebbe essere un bambino gli ha dato noia, oppure potrebbe essere, un'altra problematica. Per esempio, un bambino che ha paura di andare a scuola potrebbe essere perché ha paura di stare in mezzo agli altri bambini, o può aver paura del compito, o può aver paura di lasciare i genitori a casa. Sono tre paure completamente diverse, quindi vengono affrontate con tre rimedi completamente diversi. Quindi bisogna, ogni volta che si va a scegliere un rimedio, appunto un fiore di Bach, bisogna avere un colloquio un pochino più approfondito con l'esperto, che ci consiglierà quello più adatto, e non è detto che immediatamente possiamo scegliere proprio quello giusto, bisogna provarlo, fare attenzione come sempre in tutte le cose e rivolgersi soprattutto a persone che conoscono quali sono il tipo di approccio da avere, il miglior approccio da avere. Ribadisco, siamo in diretta, lo vedete, se volete potete chiamare la dottoressa e fare qualsiasi domanda. Allora, guardi, ho letto che per prevenire tumori non dovremmo mangiare cibi acidi e seguire una dieta alcalina. Ma cosa vuol dire? Anche questo è molto di moda, ne sentiamo parlare spessissimo di dieta alcalinizzante. Sì. Allora, innanzitutto spieghiamo velocemente cosa vuol dire alcalino e acido, no? Sì. Noi abbiamo nel nostro organismo un equilibrio a livello chimico, biochimico, che è importantissimo ed è legato proprio alla vita, il cosiddetto pH. Il nostro sangue ha un certo pH, il nostro liquido intestiziale ha un certo pH, che il nostro organismo da solo facilmente riesce a controllare attraverso l'attività dei polmoni e l'attività dei reni. Ora però può succedere che con un'alimentazione sbagliata noi possiamo in maniera transitoria, quindi in maniera momentanea, variare leggermente questo indice. Quali sono gli alimenti che sono deputati in maggior misura? Diamo un consiglio. Per esempio, gli alimenti di natura acida sono quelli a base di carne, a base di cereali, quindi a base di formaggi, mentre gli alimenti che hanno un effetto alcalinizzante sono quelli a base vegetale, quindi a base di legumi, vegetali e frutta. Sì. Quindi se noi facciamo una dieta equilibrata non incorreremo mai in questo tipo di pericolo, no? Perché se noi mangiamo in maniera equilibrata e ben distribuita durante la giornata sia alimenti di natura vegetale che alimenti di natura animale, difficilmente troveremo che questo il nostro riesca a essere per tanto tempo non equilibrato.
E allora c'è questa idea di fare diete alcalinizzanti che non è proprio un'idea così, ci sono molti studiosi che ne danno molta critica rispetto appunto a questo tipo di metodica, perché sì, comunque è uno squilibrio, non va bene basare l'alimentazione soltanto sugli alimenti vegetali, certo, perché c'è bisogno di tutti gli elementi nutritivi indispensabili. Quindi al limite ridurre più quelli acidi. Diciamo essere equilibrati. Se per esempio facciamo un pasto molto ricco di carne o molto ricco di proteine, bene, il pasto successivo facciamolo più ricco, diciamo, di alimenti di origine vegetale. No, perché molti dicono meglio diventare quasi vegetariani per eliminare, glielo dico perché... Sì, certo, l'eccesso non è mai un bene. Appunto, anche a me fa paura dal mio questo, punto di vista. E sono d'accordissimo. Però siccome noi siamo portati in maniera, diciamo, tradizionale ad avere un eccessivo consumo di carne. C'è una chiamata, dottore, la interrompo, sì, scusi, pronto? Sì, buonasera, dottoressa. Buonasera, da dove chiama, signora? Io da Arezzo, Rigutino. Beh, no, non mi dica la via, da Arezzo, benissimo, tranquillo. Rigutino. Prego, dica, faccia pure la domanda alla dottoressa, prego. Senta, io sono una signora che, diciamo, ha 81 anni. Complimenti. Grazie. Però c'è un problema. Che so che il mio dottore, mio medico non la... mi danno il prurito. Prurito. Dunque, che guardi che... Non è facile, è anche diffuso tra gli anziani, sì, questa problematica. Ora, probabilmente il suo medico gli avrà fatto fare degli accertamenti, delle indagini anche a livello, insomma, fisiologico. Diceva, non si sente, scusi. Diceva, scusi... Mi ha dato delle pastiglie da prendere, te le fa. Ora la cosa. Vabbè, però ecco, dicevo. Non è facile così, semplicemente parlando di prurito, capire cosa ci potrebbe essere dietro. Perché potrebbe essere un problema circolatorio, quanto potrebbe essere un problema anche di dermatite, quanto potrebbe essere problemi di altra natura. Quindi chiaramente dietro un sintomo va fatta una ricerca approfondita. Va fatta una ricerca approfondita anche da parte del medico, non soltanto da parte del naturopata. Quello che le consiglio di fare, di consigliarsi con il suo medico e anche magari di parlare con lui se fosse il caso di approcciarsi a una terapia che sia coadiuvante magari alla terapia tradizionale, quindi anche a seguire una certa dieta, quindi non è così fa. Il prurito è un sintomo che vuol dire tutto e non vuol dire niente. A volte ti tolgono anche la carne quando c'è il prurito, sì, a volte. Bisogna vedere, se c'è una ragione per appunto, questo, perché non si può andare per tentativi. Signora, quindi guardi, faccia po'... delle ricerche ancora più approfondite. E mi ha detto che dipendeva dal colore dei capelli, che faccio il colore. Per esempio, una causa del prurito potrebbe essere l'allergia. Il prurito può essere anche la risposta della pelle a delle sostanze che sono allergizzanti, mm-hmm, che quindi alle quali noi siamo intolleranti, e l'unico modo per saperlo con certezza è fare ovviamente delle prove allergiche. Dovrebbe fare delle prove allergiche, quella sarebbe la soluzione forse un pochino. Signora, grazie per aver chiamato, buonasera. Quindi guardi, abbiamo già sforato di un minuto. Allora, dobbiamo terminare qui la nostra linea diretta. Io ve la ripresento, la dottoressa Roberta Bichi, biologa, nutrizionista e naturopata, e con lei abbiamo parlato appunto della medicina complementare alternativa. Io vi ringrazio di aver seguito Linea Diretta, che come sapete è il programma per voi. E quindi di nuovo tantissimi auguri. Grazie.